Sera dalla telegiornale regionale del Lazio, la capitale torna a essere una delle mete preferite per le vacanze. Affollatissimo in questo ultimo sabato prima del Natale l'aeroporto di Fiumicino e sembra finalmente essere passata la paura del terrorismo che all'inizio del giubileo aveva frenato i viaggi a Roma. Il servizio di Antonio Scoppettuolo. L'allerta terrorismo non incide sugli arrivi e le partenze nella capitale, dove, secondo gli operatori turistici, la brusca frenata non fa più sentire i suoi effetti. Sono infatti riprese le prenotazioni, contrariamente a quanto avvenuto a cavallo dei fatti di Parigi e dell'inizio del giubileo. Secondo Confesercenti, nei primi giorni di dicembre il calo è stato del 17,5%. L'hub romano Leonardo da Vinci si conferma nuovamente uno snodo centrale, soprattutto a pochi giorni dal Natale. Si ritorna per rimanere in famiglia o per visitare l'urbe. Da dove arrivate? Da Budapest. Adesso siamo diretti in Sicilia per le nostre vacanze di Natale. Lei dove abita? Io attualmente abito in Ungheria, a Szeged, si chiama la città. Però vado a casa a trovare la mia famiglia, quindi passerò le vacanze lì in Sicilia. E secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, anche le presenze ai ristoranti sono stimate in crescita del 2,8% rispetto al 2014. Roma riconquista il primo posto nella classifica delle mete italiane più gettonate a Natale e Capodanno. Seguono Firenze, Venezia e Napoli. Parigi, Barcellona, Londra e Amsterdam invece le capitali europee per cui ci si imbarca di più. Partenza per dove? Andiamo a Budapest. Come mai proprio Budapest? Perché penso sia comunque una meta nuova per i ragazzi, quindi secondo me c'è divertimento e fatta bene.